L'imprenditore Angelo Giacchiarome e la famiglia Barca Ragusa hanno iniziato lo sciopero della fame ad oltranza finché non arriveranno delle risposte dal ministro Orlando e dalla prefettura di Ragusa. Siamo arrivati al capolinea di tutte queste storie che abbiamo seguito e portato all'attenzione, rimarcano dal movimento dei Forconi, e Giacchi alla famiglia Barca ne sono l'esempio più evidente. Non si può infatti vedere la propria attività o la propria casa svendute all'asta per un costo molto inferiore rispetto a quello reale. Proprio Giacchi, imprenditore vittoriese, si trova da ieri mattina a Roma davanti al Ministero della Giustizia, dove ha iniziato lo sciopero della fame, e chiedendo un incontro con lo stesso ministro Orlando. È uno dei tanti drammi che scorrono veloci, rilevano i Forconi, tra le pieghe della vita di tanti piccoli imprenditori ragusani, come a Modica, dove domani Giovanna Mallemi si rinchiuderà nel suo capannone per scongiurare la vendita all'asta. Sempre a Modica ci sono anche altre famiglie che hanno la casa all'asta, di cui una appartiene ad una persona gravemente ammalata. Tutto questo dimostra, proseguono i Forconi, un settore gravemente in crisi, quello cioè della piccola e media imprenditoria, e non svolgono un ruolo positivo nemmeno i comuni, che non pagano i dipendenti, o le aziende che devono poi pagare gli operai. Un territorio quindi al capolinea, rimarcano i Forconi, con la politica che sta a guardare, ma che dovrebbe intervenire, e con i dati sempre più allarmanti per cittadini e lavoratori.